all'ingresso del Parco San Lorenzo, luogo della storia e della natura padana. Luogo della storia perché c'è la vicina pieve romanica che abbiamo appena visto, della natura perché negli ultimi 30 anni, da quando si è costituito il parco, sono state immesse la tipica flora, no, autoctona della nostra zona. Quindi si è ricostituito un ambiente fortemente degradato dall'escavazione di argilla, è diventato un luogo di appassionati della natura, ma anche un luogo per la pesca, per le attività del tempo libero, ma anche per l'educazione ambientale. Negli anni 60 la Fornace Carossa ottiene la concessione e comincia a scavare argilla, dopo aver acquistato questi fondi, per la produzione di laterizi. Scava per oltre 20 anni e dall'escavazione di argilla si formano questi invasi che poi, per il fatto che le escavazioni sono arrivate a profondità anche di 9-10 metri, ha interessato la falda e per una questione di pressione e di vasi comunicanti la falda ha fornito l'acqua e ancora fornisce l'acqua ai laghetti. Questi laghetti sono in pressione con la falda. Quando la falda è debole, il livello del laghetto si abbassa e viceversa. Si sono formati questi laghetti attorno a queste enormi bugne, diciamo così. Quando la Fornace ha smesso la produzione, e siamo alla fine degli anni 80, un gruppo di persone, di associazioni, comprese la mia associazione, propone all'amministrazione comunale l'acquisto di questi terreni, cioè i laghi circondati dalle strisce di terra, con l'obiettivo di costituire una riserva, un bene ambientale tutelato. Con un decreto la Regione Lombardia ha decretato il Parco San Lorenzo come PLIS, Parco Locale di Interesse Sovracomunale. Poi abbiamo dato questa denominazione luogo della storia e della natura perché nel frattempo sono stati introdotti tutti quegli elementi di naturalità tali da farlo diventare in circa 30 anni uno dei luoghi più gettonati. In ogni fine settimana, da aprile fino a ottobre, diciamo, il nostro parco è visitato da 300-400 persone che vengono da tutti i paesi della zona. Ecco, negli ultimi anni si è costituito il Geopark, che è gestito da un'azienda privata, ma anche questo attira parecchie famiglie, soprattutto famiglie con bambini. Vengono e si passano la giornata e poi magari fanno anche la passeggiata. L'originalità di questo parco è proprio il fatto che, e la sua ristrutturazione naturalistica, l'idea e anche la gestione viene dal basso. Ci sono stati quindi i cittadini di Pegonaga, le associazioni, che fra virgolette hanno convinto la loro amministrazione ad acquistare il terreno, farlo diventare area pubblica, avere quindi l'imprimatur regionale, che è del 1990, e per tanti anni anche un finanziamento regionale. Adesso è gestito direttamente dal comune, con l'ausilio delle associazioni che costituiscono un comitato consultivo per la gestione del parco. Voi vedete il parco ordinato perché c'è un gruppo di persone che ogni 15 giorni lo sfalcia. Poi c'è la manutenzione delle piante, abbiamo qualcosa come 12.000 piante. A partire poi dagli anni 90, oltre a questi due laghi, è aperto al pubblico solamente però con vista guidata, l'Oasi Farfalliera, che si trova sempre all'interno del periodo del parco, è una riserva naturale integrata, molto interessante per gli appassionati per la natura, soprattutto per i bird watchers, che possono andare su prenotazione con una guida dai capanni a osservare gli uccelli. Nell'Oasi ci sono dei percorsi dove è possibile vedere la nidificazione degli uccelli, soprattutto ardeidi, anatidi, e abbiamo qualcosa come nel corso dell'anno censiti 150-160 specie diverse di uccelli.